Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera e benvenuti al nostro notiziario Istria, oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Nel corso della giornata di ieri, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Trèmol, accompagnato dal segretario della giunta esecutiva Marin Corva, ha incontrato le tre comunità italiane presenti nelle isole Quarnerine per osservare le problematiche dei sodalizi. La visita si è aperta a Veglia con l'incontro della delegazione Unione Italiana con la presidente della comunità degli italiani locali e il sindaco della città di Veglia, entro cui sono state valutate diverse soluzioni a riguardo della sede del sodalizio. Ci spostiamo nella capitale della Croazia, precisamente a Zagabria. C'è un incontro HRT Unione Italiana, HRT lo ricordo è Radio Televisione di Croazia. Dunque, lo scorso giovedì il presidente della giunta esecutiva Maurizio Trèmol e il segretario della giunta esecutiva Marin Corva hanno partecipato ad un incontro bilaterale con la dirigenza dell'HRT, il responsabile dei centri regionali HRT di Fiume e Pola e la responsabile dei programmi per le minoranze. Come ricorderete, apro una parentesi, ne avevamo parlato anche nel precedente notiziario. L'incontro volto a tutelare l'offerta dei programmi erogati in lingua italiana sulle frequenze radiofoniche gestite dall'azienda pubblica croata e l'autonomia delle redazioni della minoranza. Si è concluso a favore della comunità nazionale italiana con la disponibilità data dal direttore dell'HRT, Renato Kunis, a impegnarsi al fine di soddisfare le richieste proposte. In futuro i dipendenti occupati nei programmi italiani saranno reclutati fra i giovani professionisti in seno alla comunità nazionale italiana. Inoltre, le redazioni della minoranza continueranno a disporre dell'autonomia, nonostante la ristrutturazione organica dell'azienda. Infine, l'Unione Italiana si è dichiarata disponibile a fungere da canale di comunicazione fra i mass media pubblici di Croazia, Italia e Slovenia. Trieste, in visita delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, si è aperto un dibattito fra il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Massimiliano Fedriga e la presidente dimissionaria del Friuli Venezia Giulia, onorevole Deborah Serracchiani. Il primo, in una dichiarazione rilasciata a Radio Capodistria, ha affermato di voler rivedere il sistema dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti destinati alle minoranze. L'onorevole Serracchiani, in risposta alla proposta di Fedriga, ha dichiarato che il sistema dei bandi, sviluppato nel corso della sua amministrazione, garantisce una maggiore trasparenza, mentre l'assegnazione dei fondi al di fuori dei bandi sarebbe un ritorno al passato, senza valutare la qualità dei progetti finanziati erogati a fondo perduto e permettendo l'evasione dalla rendicontazione. Con la chiamata in causa della comunità nazionale italiana, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Trèmol è entrato nel dibattito chiarendo che la valutazione dei progetti finanziati dal Friuli Venezia Giulia viene svolta dal comitato di coordinamento entro cui siedono rappresentanti del MAECI, della regione Friuli Venezia Giulia, consolari degli esuli e dell'UPT. Inoltre, i finanziamenti giunti presso l'Unione Italiana sono stati sempre rendicontati in conformità alle norme vigenti in Croazia, Italia e Slovenia, che non sono mai stati erogati a fondo perduto. Le frequenti ispezioni dei revisori non hanno mai trovato irregolarità. Dopo queste chiarificazioni, Maurizio Trèmol ha ulteriormente dichiarato che nell'erogazione dei finanziamenti occorrerebbe tutelare l'autonomia degli enti che beneficiano dei fondi, i quali dovrebbero presentare i progetti in conformità alle regole stabilite dagli enti finanziatori, così come accade nei bandi europei. Ed ora ci spostiamo nella
capitale della Slovenia, la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana ha promosso un incontro focalizzato sulle dinamiche della comunità nazionale degli italiani in Slovenia e in Croazia. All'incontro tenutosi mercoledì scorso hanno partecipato in qualità di relatori Luca Juri, Chiara Vianello e il presidente della giunta esecutivo Maurizio Tremol. Nell'incontro sono state illustrate agli studenti presenti al convegno le problematiche e le questioni che la minoranza italiana vive ogni giorno, nonché le esperienze vissute e le aspettative nutrite dai giovani italiani nei due paesi. Sempre nell'ambito dell'esperienza della minoranza italiana, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le questioni della minoranza, Fernand de Varenes, ha incontrato a Capodistria il presidente della CAN di Ankaranno, Linda Rotter, e il segretario della CAN di Capodistria, Andrea Bartole. I due rappresentanti della comunità nazionale hanno indicato al funzionario ONU le norme che tutelano la minoranza italiana sia nella pubblica amministrazione che nelle scuole. Fiume. Presso l'Aula Magna della SMSI di Fiume si è tenuto un incontro fra Oleg Mandic e gli studenti della Scuola Superiore Italiana di Fiume rientrante nel progetto patrocinato dall'Unione Italiana La Scuola Incontra. Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato il Console Generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri, è stato proiettato il documentario dal titolo Gli anni di fatidiche esperienze della famiglia Mandic con fascismo e nazismo, in cui Oleg Mandic narra la storia della sua famiglia e della sua vita dagli albori dei totalitarismi che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento europeo sino al suo internamento nel campo di concentramento di Auschwitz. Mandic, durante i rastrellamenti della polizia militare tedesca, è stato catturato insieme alla madre e la nonna e deportato prima presso la risiera di San Sabba di Trieste e in seguito ad Auschwitz, dove ha trascorso 8 mesi prima della liberazione per mano dell'armata russa. In seguito alla proiezione, Oleg Mandic ha accolto le numerose domande provenienti dal giovane pubblico del ginnasio fiumano e ha concluso lanciando un appello affinché nessuno dimentichi quanto accade nella propria vita e in particolare quanto di più tragico possa accadere, anzi bisognerebbe farne tesoro e ripartire. Altri incontri con Mandice e gli studenti si terranno domani, giovedì 19 aprile alle ore 11:30 presso la SMSI Dante Alighieri di Pola con ospiti gli alunni del SMSI di Rovigno e della Leonardo da Vinci di Buie e martedì 24 aprile alle ore 11:30 presso il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria con ospiti gli alunni del SMSI Pietro di Coppo di Isola e la Antonio Sema di Pirano. Abbiamo ancora il tempo per una notizia. Anzi, due notizie, una da Bertocchi e una da Capodistria. Iniziamo con il primo. Martedì 24 aprile presso la Casa di Cultura si terrà lo spettacolo Miscellanea nel dramma italiano di Fiume tratto da Nelida Milani. Sono in programma due spettacoli, il primo alle ore 12 dedicato alle scuole, il secondo alle ore 20 aperto a tutti. Ci spostiamo a Capodistria, sabato 21 aprile, presso Palazzo Gravisi, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, verrà inaugurata alle ore 20 la mostra POV Bank Gulp, Missione Avventura, il fantastico mondo dei fumetti di Nervini, presentata dal curatore Dario Fontana. Poco prima dell'inaugurazione, alle ore 19, Costantino Nervini terrà la conferenza da casa editrice Nervini tra cronaca e memoria familiare. Giovedì 26, presso la comunità degli italiani di Capodistria, alle ore 18, si terrà la consegna dei diplomi assegnati ai partecipanti ai corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali tenutisi nei mesi precedenti presso Buie, Capodistria e Isola. Durante la serata verranno proiettati i cortometraggi prodotti durante i diversi corsi.
Sono le 19:55, questa è Radio Science TV di Treviso. State ascoltando il notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Prima di chiudere, ancora una notizia che può interessare tutti coloro che ci stanno ascoltando dall'Alto Adriatico e dal Quarnero. Dunque, ricordiamo un appuntamento, ormai un appuntamento storico, su Radio Rai di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16, la trasmissione Sconfinamenti sulla frequenza in onda media AM936 e anche in streaming sul sito sedefvg.rai.it. Con l'Unione Italiana per l'approfondimento delle attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è anche possibile, diciamo, è anche disponibile in podcast e quindi potete poi riascoltare tutte le trasmissioni andate in onda dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi. È tutto, dunque vi lascio adesso alla programmazione di RST Science. Grazie per averci seguito. Lettura in studio di Massimo Bonella. Vi segnalo oggi, infatti, è mercoledì. Vi segnalo questa sera, intorno alle ore 23, in seconda, quasi terza serata, potremmo dire, il nostro settimanale Pianeta Oggi Rapporto dalle frequenze di Video Tele Carnia. L'appuntamento mentre l'appuntamento con Istria Oggi, che tornerà la prossima settimana sempre alla stessa ora, sono previste tutte le repliche sempre alle 19:45, escluso il martedì. Gentili ascoltatori, buonasera.